Un furgone delle poste è partito dalla fiera di Milano. Porta sacchi di corrispondenza e una timbratrice. Il senatore Corbellini, i generali Unia, Fossati, Leone e Remondino presenziano all'inaugurazione del servizio a mezzo elicottero. La posta aerea è ordinaria amministrazione, ma l'amministrazione delle poste sta dandoci del nuovo. La Carlinga è un ufficio viaggiante, come quelli installati sui treni. L'Eli ambulante postale fa la sua prova tra Milano e Torino, tra la fiera e il salone dell'auto. I messaggi degli espositori con speciale francobollo camminano tra le nuvole. Ma le loro parole non rimangono nelle nuvole. Il sindaco di Torino manda un saluto al collega milanese. Sull'avanguardia poi giù tutta la divisione, da bordo di giganteschi aviotrasporti, i Flying Box Cars. In un attimo un largo tratto di cielo nella Carolina del Nord si popola dell'immenso sciame. Il lancio dura solo 70 secondi. I soldati del cielo sono muniti del nuovo paracadute T-10 dall'apertura infallibile. 9.000 uomini approdano sulla piana, calati dal più grandioso sbarco celeste, dopo quello con cui fu dato l'assalto al Reno nell'ultima guerra. Quando il pilota viene chiuso nel nuovo motosiluro è piuttosto impressionante. Pare lo seppelliscano. Ma appena scattato sull'autostrada Monaco-Ingolstadt è più vivo che mai. I record scrollati sono 11 in un giorno. La moto è tedesca, cilindrata 175. Al termine della prova il Centauro dichiarerà: comodissimo, sicurissimo. Il solo rischio è di addormentarsi e che i primati diventino sogni.